Abbiamo appreso tutti nelle ultime ore della stretta sulla questione Green Pass. Col decreto in vigore dal 7 di gennaio, da oggi, giovedì 20 gennaio, è ufficiale, serve il Green Pass anche per i servizi alla persona. Siamo arrivati in un negozio, insomma, nel centro di Biella, noto parrucchiere. Che cosa cambia per voi? Beh, semplicemente che, rispettando tutti, no? Chi si vaccina, chi non si vaccina, è una libera scelta, quindi ognuno è libero di fare ciò che vuole. Però Katia, qual è il problema? Che hanno limitato questi passaggi automaticamente, per noi sono clienti. E io sfido chiunque, magari, che vuole farsi una piega o che cosa, a parità prezzo, o andarsi a fare un tampone, venire qui da noi e farsi una piega, quelle sicuramente magari le andremo a perdere, momentaneamente le andremo a perdere, quindi per noi ci crea un po' di problemi. Poi rimaniamo aperti, sì, va bene, ok, rimaniamo aperti, mentre negli anni, 2 anni fa, abbiamo avuto un lockdown proprio di chiusura totale, adesso siamo aperti, però sicuramente quella fascia di clientela lì andiamo a perdere. Allora, in percentuale quante sono le clienti che effettivamente, insomma, andreste a perdere? Ma in questo momento ancora non l'abbiamo calcolato, perché oggi, questa mattina, è la prima giornata che hanno messo questa legge. Però io presumo che la cliente che vuole farsi la piega, che viene 2 volte a settimana, magari o viene una o magari non viene neanche. Allora, intanto si sta ragionando anche su eventuali di nuovo ristori, perché è vero, dicevi, siete aperti, però il flusso di lavoro è comunque diminuito un po' per tutti. Certo, 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 è diminuito, sì, sì, sì. Il discorso che facevo anche stamattina, che ho chiamato i professionisti che ci seguono, e ho un po' sentito, no, del tipo che noi, avendo tanto personale all'interno, io parlo per me, avendo il personale all'interno, il discorso è: se manca il lavoro, abbiamo una cassa integrazione, si sono già attivate o no, non si sa ancora nulla riguardo a questo. E poi anche perché noi sicuramente continueremo a pagare, perché non è che ti stoppano tutto, tasse, IVA, contributi, tutto quello che c'è da pagare, quello verrà sempre chiesto, automaticamente noi, è un nostro diritto dare, pagare, però sinceramente il lavoro manca e quindi il problema c'è. Buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie Katia, grazie, grazie a tutti voi, grazie.